Il test di Turing, che è quel criterio per determinare se una macchina è in grado di pensare, di cui presumo, se non ricordo male, hanno fatto anche un film di questo tipo. Insomma, per dire che le macchine in realtà non sono in grado di pensare. E come si traduce in termini videoludici? In un'avventura, in un puzzle game in prima persona, effettivamente. Un po' alla stile Portal, in cui non abbiamo la Portal Gun, ma abbiamo questa pistola con la quale possiamo interagire con certi oggetti, quindi per esempio prendere le energie, in questo modo qua, queste sfere di energie che vanno a attivare le porte, attivare dei meccanismi e insomma superare una stanza, passare da una stanza all'altra in questo modo, attraverso questi enigmi. E questo accade perché abbiamo un'intelligenza artificiale dalla nostra parte, sentite questa voce narrante che non può mancare, e questo personaggio, se vogliamo chiamarlo personaggio, dobbiamo raggiungere una certa locazione, ma essendo una macchina, come ben si può intuire qual è il pretesto, che la macchina non può pensare e quindi non può risolvere questi tipi di enigmi. E ha bisogno della signorina che noi impersoniamo, che quindi è un essere umano, che invece questi enigmi è in grado di risolverli. E il pretesto per dire che abbiamo il personaggino, la nostra signorina che compie questi gesti, e la voce narrante sopra. Allora, il fatto è raggiungere una stanza. Allora, questo è un attivatore, quindi possiamo attivare le stanze sia con queste sfere, ma anche posizionando questo mega interruttore, come si chiama. In questo caso, posizioniamo su questa piattaforma, quindi con del peso che attiva la porta. Quindi possiamo andare da questa parte. A questo punto abbiamo bisogno di un'ulteriore energia che andiamo a recuperare. Ah, era qua, è vero? Ok. Allora, qua abbiamo un'energia che attualmente non possiamo recuperare perché. Allora, ritorniamo quindi indietro. Ci vogliono due sfere per passare da lì. Ok, no, qua ritorniamo indietro. Un attimino perché è un gioco che richiede davvero tanta pazienza e soprattutto non sono così potente mentalmente quest'oggi, dopo, quindi sono un pochino in calo. Allora, però se noi posizioniamo prima di tutto questo, vediamo se attiviamo, mettendolo qua, se attiva la porta, prendo la sfera e poi lo riposiziono giustamente. Poi salgo sopra, apro una e due, quindi si attiva la porta. Quindi recupero le due sfere e qua c'è l'uscita. Perfetto. E passiamo al livello successivo. Allora, qua ci sono degli switch. Quindi mettendo una sfera qua si può aprire lì oppure aprire la porta. Lì abbiamo bisogno di due sfere, credo sia l'uscita quella. Ecco, questa è un'altra stanza. Vediamo in quest'altra stanza che cosa c'è. Ok, si risale. Poi ci sono meccanismi, ci sono altre cose. Allora, qua servono due sfere. E di là non possiamo prendere le sfere. Ok, adesso lo sto ignorando perché sono concentrato qua, ma in realtà sotto ci sono tutti i dialoghi che sono comunque interessanti. Vediamo invece se prendo la sfera e la metto qua. Giro l'interruttore per entrare nella stanza. Ah, qua c'è un po' di roba. Ok, questo qua può passare l'energia sopra, quindi dovrebbe attivare questo se c'è una sfera di energia. Allora, qua
Questo qua fornisce energia a quello, però se io lo sposto così, la fornisce comunque. Ok. E per aprire... Un attimo, per aprire questo... Ok, quindi posso recuperare... Ah, vero, non posso recuperarlo. Ecco, però... Probabilmente posso mantenere attivo, operativo quello scambiando le situazioni. Ok, vedete, ci vuole pazienza con questi giochi. Non posso stare lì anche perché occupa spazio. Allora, vediamo se prendo quello. No, abbiamo capito che non c'è quello. Abbiamo bisogno di più energie per arrivare lì sopra. Ok, un attimino che ci penso. Allora, forse sono riuscito a capire qualcosina, vediamo. Perché è un po' un casino, perché ci sono questi attivatori fisici, nel senso che li trasporti e li attacchi, e poi puoi attivare attraverso la pistola. E per avere l'uscita però non posso attaccare questo solido. Qua. No, allora se lo metto così, attivo la porta. Ah no, aspetta un attimino. Allora, devo mantenere aperto questo. Ed è un problema. È un problema? È un problema. Allora, mantenere operativa, attenzione. Mantenere aperto questo, come lo mantengo aperto? Allora, questo qua lo riporto dentro. Se lo porto dentro, poi io ho bisogno di questa energia da buttare lì dentro, poi. Oh, porca miseria. Non è possibile. Allora, manteniamo questo lì. Il problema è che poi quello. No, io voglio... ma quello sopra, aspetta. Riprendo un attimo quello sopra. Quello sopra lo tengo a mantenere la porta aperta qua. Allora, così... No, poi devo avere questo. No, allora, faccio così. La mantengo aperta, ok, forse ci siamo. Se io lo metto così, poi posso recuperare un'energia. Ok, finalmente si apre sta benedetta porta. Abbiamo un'altra energia, quindi un'energia così e una cosa e voilà. Oh, finalmente. Allora, questa è un'altra scala. Che... Dove va sta scala? Un po' incasinata sta roba. Allora, cos'è questa cosa? Allora, altri problemi. Ah, però appena mi avvicino a quella roba e non ha una sequenza precisa, a quanto pare. No, semplicemente quando mi attivo. Allora, ritorniamo di sotto. Did the Vediamo RSA build you, Tommy? qua che cosa As c'è. the child of the Oh, RSA, I needed Madonna. an authority Un aboard bel the Sirius. bordello qua. I was Allora, tutte designed by queste the cose Sirius attivano le and the porte. Ashiyama Corporation, designed in California, assembled in China. Apri Here on the Europa questo. mission, I constructed Apri myself. questo. Apri questo. E via. Ah, quella lì non so Have you che heard of roba the era, quella Turing affare lì, test, ma... Abel? Allora... It's a test to see if a computer can successfully impersonate Qua a abbiamo human. una cosa, abbiamo le In the original solite Turing test, a human meccanismi judge has two conversations, rotanti. one with a Proviamo machine ad andare sopra. and one with another human. They then judge which of these polite conversations is with a machine Allora, qua and which is with a sotto... human.
Ci sono delle porte, non ci sono finestre. Oh. Allora, qua non si va. Qua si apre di nuovo, vediamo se c'è. Ah, c'è un interruttore qua che attiva quello. Maria Santissima, la situazione si complica di molto. Ah, questo è tosto di livello, eh. Allora, qua ci sono. Quella lì è l'uscita per caso? È l'uscita. Quindi bisognerà avere due di questi da posizionare lì. Adesso è un bel problema ottenerli tutti e due. Allora, questo qua attiva il ponte. Ok? Per adesso lo teniamo. E mentre questo qua attiva il ponte dall'altra parte. Ok, abbiamo altre fonti. Ah! Qua si può scendere velocemente. Ok, qua c'è un'energia. Vediamo qua. Attivando questo, si attivano. Ok, si apre questo portello, quindi arriviamo lì velocemente. Recupero un'energia. Siamo di nuovo da capo però. O sbaglio? Come recupera una seconda energia o un secondo... Oh, oppure uno di quelli... Aspetta qua. No, non ci sono interruttori fisici. No. Comunque ragazzi, vedete che questo è un gioco bello tosto, bello ricco di movimenti sinapsici e vi darà veramente filo da torcere, eh? Risolvere questi enigmi... che diventano sempre più spessi, e qua siamo soltanto al capitolo 2 e mi pare ci siano 5 capitoli, quindi non immagino cosa siano gli enigmi finali. Insomma, una roba bella. Purtroppo non c'è una parte di cooperativa, invece come c'era in Portal, invece la campagna in cooperativa è stata una delle robe più epiche della storia. Però è questa roba qua, è enigmi di quelli forti, quindi vi propulsionano verso situazioni di intelletto d'eccellenza, quindi è assolutamente consigliabile. Quindi un salutino.